In Italia si fanno sempre meno figli e la popolazione è sempre più vecchia. Nel giro di pochi anni ci saranno più pensionati che lavoratori. E se non si fa subito qualcosa per invertire questo trend, non solo l'economia potrebbe crollare, ma i cittadini italiani potrebbero scomparire definitivamente dalla faccia della terra. L'ultimo cittadino italiano, infatti, potrebbe sparire entro i prossimi 300 anni. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore a tutti, l'inverno demografico che sta colpendo l'Italia. Ma prima di analizzarne le cause e le possibili conseguenze, cerchiamo di capire qual è lo stato delle cose. Nel 2022 la popolazione italiana è tornata per la prima volta sotto i 59 milioni di residenti. Abbiamo registrato un nuovo record negativo di natalità, con sole 393.333 nascite nel corso dell'anno. Questa è la fotografia tracciata dall'ultima analisi dell'Istat, un'analisi che ha allarmato persino Elon Musk, che ha dichiarato: se questo trend dovesse continuare, l'Italia non avrebbe più persone. If there's not at least a birth rate which is keeping population constant, then a people will disappear. Disappear, Mr. Musk, disappear. Disappear. Ma da dove è iniziato tutto questo? Beh, il 2008 è stato l'anno in cui il numero dei nati ha registrato il valore più alto dall'inizio degli anni 2000. E l'Istat ci dice che da quel momento le nascite in Italia sono diminuite ogni anno. Un calo del 31,8%. Un terzo in meno. Ma perché questo trend ha preso piede proprio dopo il 2008? Beh, una prima ipotesi è facile da immaginare. Nel 2008 è iniziata una crisi finanziaria di livello globale, come sappiamo tutti. E da questa derivano tre situazioni: l'instabilità lavorativa, l'aumento del costo della vita e le difficoltà nell'avere accesso a un'abitazione. Tutti elementi che hanno reso più difficile pianificare di avere una famiglia. La crisi ha avuto un impatto significativo sulle capacità e sulla volontà delle coppie di avere figli. Ma prima di affrontare questo tema, torniamo ai numeri. Nel 2022 le donne residenti in Italia tra i 15 e i 49 anni avevano in media 1,24 figli a testa, un valore in linea con il trend decrescente in atto dal 2010. Ma cosa rappresenta questo numero, questo 1,24? Per dirla in termini un po' più tecnici, è il nostro tasso di sostituzione. Questo tasso indica il numero medio di figli nati da ogni donna fertile che consente alla popolazione di un paese di rimanere stabile. I demografi considerano 2,1 il tasso zero, sotto il quale la crescita della popolazione, senza contare le immigrazioni, va in negativo. L'ipotesi è che ogni coppia debba avere almeno due figli per mantenere stabile la popolazione, magari anche qualcosa in più per sicurezza. Quindi in Italia un tasso dell'1,24 è negativo, molto al di sotto della soglia del 2,1. Infatti negli ultimi 30 anni il numero di morti è stato costantemente superiore a quello delle nascite. Ma ci sono state due eccezioni, nel 2004 e nel 2006. Però guardiamo a dati un po' più recenti dell'Istat e guardiamo al biennio 2020-2021. Prendiamo la popolazione italiana. Immaginiamo che questi 1000 abitanti ci rappresentino. Bene, di questi ci sono stati 12 decessi e solo 7 nascite. E questo genera anche un grave effetto collaterale, ossia l'invecchiamento della popolazione. In percentuale abbiamo una popolazione più anziana. L'età media del nostro paese è infatti salita a 46,4 anni. Pensate che ci supera solo il Giappone, il paese con l'età media più alta al mondo, dove il dato è di 48,7 anni. E mentre nel 1971 in Italia si contava un anziano per ogni bambino, oggi vediamo che per ogni bambino con meno di 6 anni ci sono oltre 5 anziani. Per dirla in altre parole, siamo diventati un paese di vecchi. Ma questa situazione è possibile che interessi solo il nostro paese? O è un problema di carattere globale? Il problema della demografia italiana è davvero solo un nostro problema o riguarda tutti? Beh, dato che il mondo intero è un campione davvero troppo ampio, analizziamo più da vicino l'Unione Europea. Le stime di Eurostat indicano che l'Unione Europea potrebbe vedere la sua popolazione ridursi del 6%, ovvero 27,3 milioni di persone entro il 2100. Secondo questi studi, le quote di bambini, di giovani al di sotto dei 20 anni e delle persone in età lavorativa scenderanno. Al contrario, la quota della popolazione dai 65 anni in su aumenterà. Nel 2100 gli ultra 65 anni rappresenteranno il 32% della popolazione europea rispetto al 21% del 2022. La conseguenza è semplice, ci saranno più persone di età superiore agli 80 anni che persone di età inferiore ai 20.
Tuttavia, anche se il calo della natalità caratterizza quasi tutti i paesi europei, nel contesto dell'Unione Europea l'Italia si distingue per la gravità del fenomeno. Nel biennio 2020-2021 in Italia ci sono state 6,8 nascite ogni 1000 abitanti, mentre la media europea era di 9,1. La nostra è la cifra più bassa tra tutti gli Stati membri e questa tendenza è stata confermata anche nel 2022. Il tasso di natalità italiano del 2022, cioè 6,7 nati ogni 1000 residenti, è stato di 2 punti inferiore a quello europeo, di 8,7 nati ogni 1000 abitanti. E le nascite registrate in Italia sono davvero molto lontane da quelle di paesi come la Francia o l'Irlanda, che nel 2022 hanno superato quota 10 nati ogni 1000 residenti. Sono più vicini a noi i paesi mediterranei come la Spagna con 6,9 e la Grecia con 7,3. Purtroppo però il dato italiano è comunque più basso. Quindi cerchiamo di andare al fondo della questione. Per quale motivo in Italia non si fanno più figli? Il declino della natalità in Italia è iniziato nel 2009 a seguito della crisi finanziaria ed è proseguito anno dopo anno fino ad arrivare ad oggi. La crisi demografica italiana è dovuta a una combinazione di fattori socio-economici e culturali. La prima ragione, chiaramente, è economica. Dopo il 2008 l'Italia ha attraversato periodi di instabilità economica, con alti tassi di disoccupazione, specialmente tra i giovani. Lo scorso novembre il tasso di disoccupazione nel nostro paese è salito al 7,8% e tra i giovani ha superato il 20%. Questo ha reso più difficile per le giovani coppie pianificare una famiglia, date le incertezze legate al mondo lavorativo. Tra l'altro abbiamo parlato di questi temi nel nostro podcast Cheers, il podcast di Starting Finance, e i nostri ragazzi hanno trattato questi temi nell'episodio con la deputata Giulia Pastorella, quindi mi raccomando andatelo a vedere dopo. Ma torniamo alle cause. Infatti vanno considerate anche le sfide nell'avere accesso a un'abitazione. I prezzi degli affitti sono alle stelle, soprattutto in città come Roma e Milano. E il quadro peggiora ulteriormente se si considera la possibilità di accendere un mutuo per comprare casa. Tassi di interesse sempre più alti e soprattutto determinate condizioni lavorative richieste dalle banche. Insomma, per i giovani pensare di acquistare una casa è diventato quasi un'utopia. E quindi se non c'è una casa e non c'è una stabilità lavorativa, come si può pensare di fare figli? Ammesso pure che ci siano queste condizioni, il costo crescente della vita rende la genitorialità un impegno finanziario davvero importante. Che vuol dire? Di quanto parliamo? 645 euro al mese. Ce li avete voi? Secondo Banca d'Italia, questo è quanto costerebbe ad ogni famiglia italiana un figlio, dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. Quasi 140.000 euro in totale. Vai, andate a ringraziare i vostri genitori adesso. La cifra comprende spese alimentari, trasporti, beni per la casa, l'istruzione, la salute, l'abbigliamento, gli hobby, tutto quello che fa parte della vita di una persona. E il totale, se andiamo a vedere i dati, si attesta a circa un quarto del reddito medio delle famiglie italiane. Pensate di prendere il vostro stipendio, prenderne un quarto e metterlo da parte. Non è così semplice, no? Va poi considerato un altro aspetto. Le donne tendono ad avere il loro primo figlio a un'età più avanzata rispetto al passato. Stando agli ultimi dati, oggi in media in Italia si diventa madri a 31,6 anni. E anche in questo caso abbiamo il dato più alto d'Europa, dove la media è di 29,4 anni. In Germania, per esempio, si diventa madri in media a 29,8 anni, in Francia a 28,8. Si scende a una media di 26,2 anni in paesi come la Bulgaria. Ma perché in Italia i figli si fanno sempre più tardi? Beh, semplicemente perché nella maggior parte dei casi le nostre condizioni lavorative non conciliano con la maternità. Avere un figlio in tarda età può portare anche a problemi di fertilità e anche a un minor numero di figli complessivo. E non ci basta perché bisogna anche tenere conto dei cambiamenti nelle tendenze sociali e culturali. Sempre più coppie infatti scelgono di non sposarsi o magari di sposarsi in età più avanzata. Questo si traduce spesso nell'avere figli più tardi o non averne affatto. Alla luce di un quadro già abbastanza drammatico, va tenuto conto che in Italia le politiche di welfare e di supporto familiare sono estremamente limitate. L'Italia, rispetto ad altri paesi europei, ha politiche meno solide per il supporto alle famiglie. Politiche come i congedi parentali retribuiti o i sussidi per l'infanzia. Ma perché diciamo questo? Guardiamoci intorno, facciamo un paragone con la Germania. In Germania tutte le famiglie ricevono un assegno familiare, il Kindergeld, indipendentemente dal loro reddito. L'importo mensile dell'assegno familiare è di 250 euro per figlio e viene versato fino al compimento dei 18 anni. E in alcuni casi si può prolungare fino ai 25 anni. E in determinate condizioni si può accedere anche a un ulteriore assegno integrativo.
Ecco, in Italia ci siamo mossi in tempi abbastanza recenti. Solo a partire dal 1 marzo 2022 è in vigore infatti l'assegno unico e universale per i figli a carico. La stessa cosa? Non proprio. Sul sito dell'INPS leggiamo che l'importo dell'assegno viene determinato in base all'ISEE. ISEE presentato solo eventualmente dal nucleo familiare del figlio beneficiario e che tiene conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. Insomma, un bel po' più di clausole rispetto alla Germania. E quanto ci danno? Beh, è prevista una quota variabile progressiva. Da 189 euro per figlio per chi ha i redditi più bassi e un po' di meno salendo, fino a 54 euro per gli ultimi beneficiari. E non tutti hanno questa possibilità. Sono comunque cifre molto lontane dai famosi 645 euro calcolati da Banca d'Italia. Insomma, non abbastanza. Ma noi perché ne stiamo parlando? Beh, perché oltre al fatto in sé per sé, cioè che si facciano meno figli e che gli italiani siano sempre più vecchi, dobbiamo guardare all'impatto che la crisi demografica e l'invecchiamento avranno sull'economia italiana. Gli aspetti da tenere in considerazione sono principalmente due. Il primo, le conseguenze sulla produttività economica del nostro paese. E il secondo, gli effetti che si avranno sul sistema pensionistico. L'economia di un paese è infatti influenzata da vari fattori, tra cui la forza lavoro a disposizione. Con l'invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite, chiaramente si rischia una riduzione della forza lavoro disponibile. Ci sono meno persone in età da lavoro. E a meno che la produttività di ogni lavoratore non aumenti significativamente, tanto da compensare il calo degli occupati, si avrà un impatto negativo anche sul PIL, sull'economia italiana. Secondo il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, la crisi demografica potrebbe portare a un calo del PIL del 20% nei prossimi 20 anni. Ma è effettivamente così? Beh, intanto sono previsioni tendenziali. Ma partiamo da uno scenario semplificato per capire meglio il problema. L'Istat prevede che nel 2050 saremo 51 milioni di italiani, cioè 8 milioni in meno, e stima che circa il 35% degli italiani avrà più di 65 anni. Più di un terzo degli italiani non sarà più in età lavorativa, o comunque sarà per finire. Ipotizziamo ora che la percentuale di giovani sotto i 15 anni, non adatti al lavoro quindi, ricordiamolo, resti costante, cioè al 13%. Vorrebbe dire che la percentuale di persone che possono lavorare, cioè la fascia di età tra i 15 e i 64 anni, scenderebbe al 52% della popolazione totale. Ma non è tutto. Va tenuto in conto il calo della popolazione che si potrebbe registrare nei prossimi 20 anni, che farebbe scendere ancora di più questa percentuale. Ma non solo, calerebbe anche il tasso di occupazione, che è già tra i più bassi d'Europa. Tirando le somme di tutto, in Italia tra 20 anni probabilmente ci saranno molti lavoratori in meno. Una stima parla di quasi 7 milioni in meno. Se anche la produttività di ogni lavoratore rimanesse costante, con un numero di lavoratori molto più basso, ci sarebbe comunque un calo drastico del PIL. Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, ci dice che nel 2070 il nostro PIL sarà di circa 1.200 miliardi di euro, cioè 700 miliardi in meno rispetto al 2022, solo a causa del cambiamento demografico. E tutto questo non solo significa perdita di ricchezza, ma potrebbe mettere anche a rischio la nostra sanità e il nostro sistema pensionistico. Il sistema pensionistico, infatti, si basa sul principio di ripartizione. Vuol dire che i contributi versati da chi lavora oggi sono usati per pagare le pensioni degli anziani che le ricevono sempre oggi. Invece la pensione dei lavoratori che lavorano oggi, invece, sarà pagata dai lavoratori futuri. Semplifichiamo questa immagine. Nel 2021 in Italia c'erano 3 individui in età lavorativa, ogni 2 in età non lavorativa, che siano più grandi o più piccoli. Nel 2050, secondo l'Istat, il rapporto sarà circa di 1 a 1. Ovviamente se il numero di persone inattive supera quello dei lavoratori, il nostro sistema pensionistico potrebbe non essere più sostenibile. Ma se avremo più pensionati che lavoratori, chi pagherà le nostre pensioni? E che fine farà la nostra economia? L'inverno demografico potrebbe provocare in Italia una serie di conseguenze disastrose. Meno figli vuol dire meno lavoratori. Meno lavoratori significa non solo meno ricchezza, ma un sistema pensionistico a rischio. E per far fronte al calo dei lavoratori, oltre un quarto del PIL potrebbe essere destinato a pensioni e a sanità. In questo modo, secondo le stime, al 2050 il peso della spesa pensionistica toccherebbe il 19% del PIL. E per fronteggiare tutti i bisogni di salute e di assistenza, sempre nel 2050, si pensa che arriveremo ad un'incidenza della spesa sanitaria sul PIL del 9,5%. Sempre tenendo a mente che in questo modo il 75% della spesa sanitaria sarebbe destinata sempre di più alle fasce di età superiori ai 60 anni. Ma cosa si può fare per invertire questo trend negativo?
Ci risponde lo studio Rinascita Italia, presentato da The European House Ambrosetti, che propone alcune soluzioni. Il primo punto riguarda la questione della natalità. Per incoraggiare le nascite ci dovrebbero essere maggiori incentivi per convincere le coppie a fare più figli e, più che convincere, renderlo possibile. Poi si potrebbero implementare politiche che facilitino un equilibrio tra l'impegno professionale e quello genitoriale, per esempio con maggiori permessi di maternità e di paternità, ma anche più lavoro part-time. Inoltre il governo, secondo questo piano, dovrebbe introdurre un aiuto finanziario più sostanziale per ogni figlio. Quello di oggi, dopo tutto, non copre le necessità, i 645 euro per crescere un figlio. Ma bisognerebbe migliorare anche i servizi pubblici per i bambini, come gli asili, in modo che i genitori possano avere più tempo libero. Lo studio suggerisce anche di promuovere di più la fecondazione assistita per incentivare la natalità. C'è poi la questione dell'aumento degli stipendi, dal momento che quelli italiani sono i più bassi d'Europa. Senza stipendi si fanno poche famiglie. Spesso sono proprio gli stipendi estremamente bassi rispetto al costo della vita a essere un ostacolo alla decisione di crearsi una famiglia. Altro punto cruciale riguarda l'immigrazione, secondo lo studio. Il governo potrebbe infatti aumentare il numero di permessi di lavoro per gli immigrati e sviluppare strategie per attrarre personale qualificato con prospettive di lungo termine, insieme anche magari a leggi che promuovano l'integrazione. Lo studio poi propone di vedere l'invecchiamento della popolazione come un'opportunità da sfruttare. Gli anziani infatti potrebbero contribuire attivamente alla società, anche attraverso l'impiego di iniziative di co-housing e il prolungamento volontario dell'attività lavorativa fino a 75 anni. Volontario. Sì, ma poi comunque questi anziani ancora producono costi. E per ridurre i costi della spesa pubblica destinata a loro, si potrebbero utilizzare tecnologie avanzate e robotica per fornire assistenza. Certo, questi sono solo dei suggerimenti. Alcuni sono più facilmente applicabili, altri meno. Però sono un buon punto di partenza. È necessario fare qualcosa, anche perché se non agiamo in fretta, le previsioni ci dicono che di questo passo nel 2307 noi italiani potremmo estinguerci. E se questo sia vero, lo lascio a voi nei commenti, che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!